essere molto minaccioso. Dunque, in questa coalizione che lotta contro il sedicente Stato Islamico c'è un alleato in più? Beh, direi di sì, in realtà è un alleato che si era già manifestato, però mai con la virulenza dimostrata questa volta. Tra il 7 e l'8 febbraio le operazioni di questa vasta galassia di attivisti informatici che si riconosce nel nome di Anonymous ha sferrato un attacco senza precedenti alla infrastruttura di comunicazione e di reclutamento dello Stato Islamico, bloccando migliaia di account Twitter, denunciando centinaia di profili Facebook come persone che reclutano individui alla guerra santa del califfato, dello Stato Islamico, e soprattutto hanno bloccato, polverizzato, cancellato dal web decine e decine di siti di propaganda jihadista. È qualcosa che non era mai successo, e l'operazione Op Ice ISIS è stata annunciata con un video dove gli Anonymous si presentano come una coalizione arcobaleno di persone di ogni razza, credo, religione, dai commessi ai disoccupati, dai ricchi ai poveri, dai gay agli eterosessuali, che insieme hanno deciso di contrastare questo fenomeno terrorista con l'obiettivo di ridurre appunto la capacità di continuare a nuocere dentro e fuori i confini del sedicente califfato. Ecco, come dicevi, personalità che agiscono da diverse parti del mondo, non possiamo dire se c'è un vero e proprio coordinamento dietro, però. No, il coordinamento non c'è. In genere le azioni di Anonymous, le operazioni di Anonymous sono decise fra poche persone, viene lanciata un'idea attraverso i canali giusti, ci sono delle chat room, dei canali di discussione privati e protetti dove si fa la proposta. Se la proposta viene accolta, si fa un comunicato, si lancia l'idea che si diffonde in maniera virale appunto attraverso la rete, e da quel momento chiunque si riconosce negli obiettivi dell'azione può intervenire usando le proprie competenze, i propri strumenti, le proprie conoscenze. Quindi ci saranno gli hacker che si dedicheranno a raffinare, a tradurre il comunicato per dare l'avvio alle operazioni, gli hacker che faranno il video, ci saranno quelli che invece andranno ad attaccare direttamente i siti nemici, i siti bersaglio, e ci saranno quelli che continueranno, svilupperanno l'azione di dossieraggio. Questa è un'azione molto importante che in questo caso ha portato gli Anonymous a individuare addirittura le email personali dei fiancheggiatori presunti dello Stato Islamico. Da qui la richiesta anche dei vari governi europei di riferire e segnalare questi dati sull'identità presunta degli avversari. Beh, forse qui c'è un po' un gioco, però quello che noi sappiamo, o almeno quello che io so, essendo stato in chat con Anonymous, invitato da loro dopo un primo articolo che ho scritto per Repubblica, quello che so è che le informazioni sugli elementi più pericolosi della cyber jihad, quindi della jihad informatica terroristica, le informazioni su questi elementi loro le hanno già passate all'Interpol, in particolare alla polizia francese, e questo perché sono rimasti molto arrabbiati rispetto al fatto che alcuni cittadini naturalizzati francesi hanno attaccato i siti di scuole e ospedali in Francia, circa 20.000. E quindi da una parte c'è ancora la rabbia, il dolore per le stragi di Parigi, quella a Charlie Hebdo e quella al mercato kosher, al supermercato kosher, dall'altra c'è qualcosa che gli Anonymous hanno ritenuto inaccettabile, cioè attaccare i siti e le infrastrutture critiche di scuole e ospedali a casaccio. Quindi laddove non c'era nessuna rilevanza per la lotta jihadista, laddove non c'era motivo di attaccare quei siti, in qualche modo c'è un codice etico, cioè si accetta anche che la guerra informatica si possa fare alle strutture militari, alle strutture governative, non si accetta l'idea che la guerra informatica si possa fare a scuole e ospedali.
Ecco, la propaganda e la rete sappiamo sono fondamentali per la divulgazione del pensiero integralista, quindi chiaro che un'operazione del genere di hackeraggio può essere efficace, ma ci sono anche delle controindicazioni, ossia non c'è il rischio che con queste azioni si incida ad esempio su siti di musulmani che non c'entrano niente o si limita la capacità di monitoraggio, poi chiudendo le vie di accesso? Questo rischio c'è sempre nel momento in cui si fa attività di dossieraggio, cioè si raccolgono informazioni, dati personali, dati sensibili delle persone. Anche da noi è successo, anche in Italia è successo, è facile scambiare un simpatizzante per un fiancheggiatore o un attivista, ce lo ricordano i periodi bui, insomma gli anni di piombo in Italia e anche altre occasioni. È un rischio che c'è, però gli Anonymous lavorano un po' come lavora Wikileaks, la struttura creata da Julian Assange, cioè fanno un lavoro molto intenso di fact-checking, cioè, e soprattutto incrociano le informazioni e una volta che hanno individuato un target lo seguono fino a sapere tutto di quel target, quindi sicuramente il rischio di sbagliarsi c'è, c'è un margine di errore, ma io lo credo piuttosto ridotto, dopodiché è chiaro che gli Anonymous non vanno a usare una violenza fisica nei confronti di queste persone, espongono, denunciano le loro azioni violente, lo raccontano al mondo, poi a intervenire devono essere altri, devono essere le strutture governative, statuali, la polizia, la magistratura e così via, ecco. Quanto tempo occorre poi per chi viene attaccato o per chi si vede sostanzialmente il sito oscurato poi per costruire un altro? Cioè, l'altro aspetto che si dice, si chiude il sito, si chiude l'account Twitter, ma poi è facilissimo ricostituirne un altro. Beh, è un'operazione che per un tecnico esperto può richiedere veramente pochi minuti, nel senso che qualsiasi amministratore di sistema sa che deve fare un backup, cioè una copia di tutti i contenuti del suo sito, degli hard disk, dei propri server. Quindi una volta che un sito viene bloccato, chiuso, una volta che diviene irraggiungibile, se ne può creare un altro. Là sono i tempi tecnici dell'acquisto di un nuovo nome di dominio presso i registrar territoriali dell'ICANN e poi si può riempirlo di nuovo di contenuti. Quello che hanno fatto gli Anonymous però questa volta è stato individuare con estrema precisione i system administrator, cioè i gestori dei siti dove c'era la parola Al-Qaeda e ISIS, tanto per cominciare, e dove c'erano dei contenuti chiaramente riferiti alla propaganda integralista religiosa che si riconosce nel califfato islamico. Quindi hanno attaccato le persone che fanno le cose, certo che hanno bloccato i siti, che hanno reso i siti irraggiungibili e gli account impossibili, gli account sui social network impossibili da usare, ma hanno individuato le persone soprattutto e queste le hanno denunciate all'opinione pubblica. Adesso, chiaramente, ripeto, devono essere gli stati e le organizzazioni statuali a intervenire. Ribadiamo anche, perché questa tra la curiosità maggiore, chi può esserci dietro a queste azioni di hackeraggio da parte di Anonymous. Parte l'abbiamo detto, l'azione anche dei servizi segreti e dietro alla maschera Guy Fawkes, che è diventato un po' il simbolo, chi può esserci? Allora, Anonymous è uno pseudonimo collettivo, chiunque se ne può appropriare, chiunque lo può usare, fin tanto che si riconosce nelle azioni che nel nome di Anonymous vengono proposte e condotte a termine. Quindi questo significa che proprio per la natura anonima e decentralizzata di queste azioni, chiunque può dirsi far parte della galassia di Anonymous e condurre delle azioni a suo nome. Fino adesso io non conosco, non sono a conoscenza di azioni in contrasto con le idee di base di Anonymous, ad esempio l'imperativo di non attaccare mai i mezzi di comunicazione e di non fare del male se non è necessario. È anche vero che proprio questa natura decentrata e anonima favorisce l'infiltrazione da parte
di ciberlegionari, di strutture di intelligence, di servizi segreti che hanno interesse a condurre delle azioni coperte sotto il nome di Anonymous per due motivi fondamentalmente. Il primo è per evitare ritorsioni e rappresaglie nei confronti del proprio paese, delle proprie strutture, enti governativi e istituzioni. La seconda è che se l'azione non va a buon fine non possono essere considerati colpevoli per il fallimento di questa azione. Quindi è chiaro che c'è nel caso specifico dell'attacco di Anonymous di questi giorni, che ha smantellato l'infrastruttura di comunicazione e di reclutamento della galassia jihadista dello Stato Islamico, nel caso di questa azione che, ripeto, ha bloccato e oscurato decine e decine di siti web e di reti virtuali private, oltre che di account sui social network, in questa azione qualcuno ha detto che c'è la manina di un paio di servizi segreti arabi e occidentali. Io questo non lo so, il dubbio ci può essere, tuttavia quello che conta probabilmente è il risultato di queste azioni. Grazie ad Arturo Di Corinto per averci permesso di approfondire il tema. Grazie a voi, arrivederci. Noi torniamo agli aggiornamenti che vi abbiamo riferito poco fa, è salito purtroppo a 20.